se effettivamente l'acqua che abbiamo sulla Terra non si è formata insieme alla Terra quando la Terra si è evoluta, ma è venuta dopo, a seguito di impatti cometari, e quindi l'acqua ci viene dalle comete. E se la vita, e c'è una teoria che dice che probabilmente i mattoni iniziali della vita vengono appunto dalle comete, dall'interazione tra ghiaccio, vento solare, particelle di stelle che esplodono e quant'altro, che hanno in qualche maniera contribuito a formare i mattoni fondamentali della vita, vengono anch'essi dalle comete, beh, io mi devo avvicinare a una cometa. Ci devo stare un po' di tempo, non quando la cometa mi diventa attiva con tutto quel gas intorno, perché altrimenti vedo abbastanza poco, ma quando la cometa è ancora tranquilla, quindi viene molto lontana dal Sole. Beh, quindi mi devo immaginare un qualche cosa che vada verso una cometa, si metta alla stessa velocità della cometa e atterri sulla cometa. Bene. Beh, fino a qua, voglio dire, già il problema è complesso, ma se andiamo a vedere più o meno come all'epoca era immaginata la cometa e quello che poteva fare la cometa, era questo lo scenario su cui bisognava progettare la scienza e progettare la missione. Beh, qui potete vedere la cometa è un oggetto grosso, massiccio, con un sacco di buchi e pieno di una nuvola di cose intorno che gira, ma di cui di fatto non sappiamo nulla, non sappiamo nulla di come è fatta la superficie, è solida, è ghiaccio compatto, è neve morbida, è molto craterizzata, è poco craterizzata, com'è? E quando è che comincia ad emettere il gas? Ogni cometa che osserviamo dalla Terra, a seconda della distanza del Sole, emette e comincia a essere attiva più o meno a distanze diverse. Sappiamo che grosso modo bisogna stare almeno intorno alle 2-3 unità astronomiche per stare abbastanza tranquilli, ovvero 2-3 volte la distanza media Terra-Sole, per far sì che l'interazione tra cometa e Sole non sia troppo forte e che quindi la cometa sia sufficientemente tranquilla per poterci avvicinare in sicurezza ed atterrare. Beh, questo è quello che sapevamo, quindi abbiamo cominciato a fare il progetto di questa missione. E la storia, come vi ho detto, viene a seguito del successo della Giotto. Nel novembre 93 questo concetto viene approvato ufficialmente dall'ESA e diventa una missione cornerstone del programma più ampio, che è quindicennale, che è l'Horizon 2000. Nel 2004, quindi 11 anni dopo essere stata approvata, quindi con 11 anni tra progettazione, costruzione, realizzazione, si arriva finalmente al lancio. In effetti, con un anno di ritardo, dovevamo lanciare nel 2003, dopodiché il razzo Ariane 5 ha un problema, blocchiamo tutto quando già la Rosetta stava giù alla rampa di lancio a Kourou, si torna indietro, si aspetta un anno e si rilancia a marzo 2004. E il 21 maggio 2014 abbiamo la manovra di avvicinamento. Tra il 2004 e il 2014 passano appunto 10 anni, di cui 2 anni e mezzo, visto che Rosetta stava lontanissima dal Sole e che è alimentata da pannelli solari, poi vedremo quanto sono grossi, la luce del Sole comunque così lontana ne arriva poco, non c'era abbastanza energia per mantenere tutto attivo e quindi viene messa in ibernazione, ovvero si mette tutto al minimo di energia indispensabile, si spengono tutti gli strumenti, si spengono quasi tutti i sistemi di bordo, si mantiene la temperatura appena appena calda e soprattutto c'è una sveglia che è stata precaricata per svegliarsi a un certo momento, da sola. E questa sveglia finalmente suona, e suona grosso modo a maggio di quest'anno. Suona la sveglia, Rosetta si sveglia, è abbastanza vicino al Sole da far sì che le batterie si stiano ricaricando e comincia a farsi da sola uno stato di salute. Mi sta tutto bene? Funziona? Sì. Come sono messo nello spazio? Ah, dove è il Sole? Bene. Dove sono le stelle? Tutto questo lo fa in maniera automatica. A quel punto si gira, punta l'antenna verso Terra e trasmette a Terra il segnale: guardate, sono ancora viva. Questo è stato un momento di emozione notevole, perché non lo sapevamo cosa poteva essere successo negli ultimi 2 anni e mezzo, non c'erano segnali verso la Terra, non sapevamo nulla di come stesse Rosetta. Si è svegliata e ci ha detto: sono sveglia, ragazzi, sono pronta a cominciare. Beh, considerate che la cometa al perihelio è circa 33 km al secondo, ovvero 100.000 km all'ora. Per arrivare alla velocità di 100.000 km all'ora non basta partire col razzo, anche su un razzo potentissimo come Ariane 5.
c'è bisogno di qualche altra cosa per accelerare. E la cosa per accelerare, l'unica maniera per accelerare, a parte i motori, è quella di utilizzare la gravità e il moto dei pianeti, quello che si chiama normalmente l'effetto fionda gravitazionale, che non basta, che non è soltanto entrare nel campo di gravitazione di un pianeta e uscirne, perché altrimenti, come in qualsiasi buca, si entra con una certa velocità, si prende velocità cadendo in una buca, ma si riperde quando si esce dalla buca, e se tutto ci va bene, se non ci sono attriti, si esce alla stessa velocità con cui si entra. Ma se la buca è in movimento, come è un pianeta in movimento intorno al Sole, si acquista la velocità stessa del pianeta. Il pianeta perde un po' di energia, ma visto che il rapporto tra le masse del pianeta e della sonda, il pianeta non se ne accorge minimamente, e la sonda esce fuori a una velocità molto maggiore, e se poi lo faccio per bene mi cambia anche traiettoria e mi si aggiusta le traiettorie. E quindi la nostra bella Rosetta ha dovuto fare le seguenti manovre per avere abbastanza velocità e per mettersi nella traiettoria giusta. Parte da terra, si fa un giro intorno al Sole, ripassa un anno dopo circa vicino alla Terra e fa il primo passaggio, vedete, nel 2005 alla Terra, si fa un altro giro allungandosi un po' di più e allontanandosi sempre di più verso l'esterno e ne fa un altro nel 2007, sempre alla Terra, poi un altro a Marte, utilizza anche la gravità di Marte, finalmente l'ultimo nel 2009, di nuovo intorno alla Terra, e a questo punto sarà su un'orbita che la porterà abbastanza lontano dal centro del Sistema Solare, ma che soprattutto quando ritornerà verso il Sole sarà complanare, sarà sullo stesso piano della cometa e sarà quasi sulla stessa orbita della cometa, un po' più veloce della cometa, tant'è che poi nell'ultima parte della traiettoria del vicino della cometa si accendono i motori per frenare e mettersi più o meno alla stessa velocità della cometa, cosa che è avvenuta tra maggio e giugno di quest'anno.